Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo il tofu fritto avevamo bisogno di qualcosa di estremamente light e sano. È per questo che oggi vi facciamo vedere una super torta cioccolato, arancia e panna. Scherzi a parte, la ricetta che vi facciamo vedere oggi è incredibilmente buona. Questa torta ha superato ogni aspettativa, siamo molto soddisfatte del risultato, è buonissima. Le ricette dolci che vi mostriamo di solito sono ciambelloni, torte secche magari per la colazione, cose molto semplici. La torta invece che vi presentiamo oggi è sontuosa, è perfetta ovviamente anche per le colazioni e le merende, ma se dovete, non so, fare un compleanno, avete una cena e volete stupire i vostri ospiti, fate questa ricetta, mi raccomando, e vincerete tutto. La torta è formata da una base morbidissima e soffice di torta al cioccolato e arancia, molto molto profumata. All'interno la crema è una crema bianca, semplicissima ma molto delicata. Anche qua abbiamo messo la buccia d'arancia per profumarla e poi l'abbiamo alleggerita con un po' di panna che se volete potete sostituire con della ricotta, in questo caso non sarà più vegan perché utilizzerete dei latticini, oppure potete non mettere nulla e lasciare la crema al naturale, è comunque molto leggera e va benissimo anche così. La panna che abbiamo messo noi ovviamente è una panna vegetale. Ed infine il tocco che secondo me fa davvero la differenza, ovvero il gelé all'arancia. È perfetto perché si unisce molto bene come sapore, dato che è leggermente asprino, al dolce e al delicato della crema e della base al cioccolato. Il video è in collaborazione con Mamma Arancia, un'azienda che ovviamente produce arance, ma non solo, producono anche altri agrumi. Trovate tutte quante le informazioni sul loro sito, ve lo linko qua sotto. È un'azienda con la quale mi sono trovata molto bene, sono stata davvero molto felice quando ci hanno contattato, anche perché abbiamo scoperto di essere semi compaesani, nel senso il loro paese d'origine è lo stesso paese d'origine di nostra mamma, e infatti proprio da lì vengono le arance più buone del mondo, ed è un paesino microscopico, credetemi, e quindi trovarci così in modo virtuale è stato molto bello. Ovviamente siamo a fine stagione, però se volete approfittare ancora di qualche arancia a disposizione potete comunque ordinarle, è molto comodo perché vi arrivano direttamente a casa. Le arance sono biologiche, quindi la buccia la potete utilizzare, la potete anche seccare. Magari possiamo fare un video anche su Instagram, fateci sapere se l'idea vi può piacere, su come utilizzare e conservare la buccia d'arancia tutto quanto l'anno, dato che stanno per finire, potrebbe essere interessante. Vi ricordo che tutte quante le informazioni, quindi su Mamma Arancia, e anche tutte quante le dosi della ricetta le trovate nella descrizione, non vi rimane quindi che seguirci e vedere come si prepara questa meravigliosa torta.